Ah, in tutta la tua famiglia, qual è il parente più anziano? Oddio, così su due piedi non mi Prova a viene. pensare, una zia, una nonna. Vabbè, sì, me l'ho pensato. Età? 82. Età? Potrebbe camminare 82 anni in uno Sì, dei tuoi percorsi. certo. E invece il più giovane di tutta la tua famiglia? Beh, mio nipotino, il figlio di mio fratello, 2 anni, meraviglioso, E si può certo. già Ma pure. sicuro, già c'ha lo zainetto lui, eh. Ti faccio queste domande per questa puntata. Si chiama Affari di famiglia. E Wow, e quindi? quindi lancio la sigla. Sigla! Nuova puntata di Sentieri Binari, si chiama Affari di famiglia, Alessandro Ribaldi, Valentino Surdo. Ciao Vale, Ale, come stai? benissimo, evviva! Parliamo di famiglia. Una famiglia può provare a fare un'avventura turistica di questo tipo? Sì, io ho incontrato camminando anche famiglie con bambini piccoli, piccoli significa bambini che camminano, insomma bambini che vanno a scuola, ecco, certamente autosufficienti, questo è fondamentale perché si cammina tutto il giorno, quindi non possiamo avere quelle difficoltà chiaramente di un bambino che a un certo punto si stanca, questo non può succedere. Quindi un bambino autosufficiente si diverte come un matto perché un cammino è veramente una caccia al tesoro, devi seguire le frecce, devi trovare quegli indizi che ti portino poi a visitare quel posto o quell'altro, sei tanto a contatto con la natura e ci sono anche camminatori molto anziani, perché ci sono infiniti studi scientifici e scrittori che hanno scritto dei libri anche molto interessanti su quanto camminare allunghi la vita. E per esempio salutiamo la mitica Marisa e il mitico Giulio, che sono i camminatori più famosi d'Italia, tutti noi che camminiamo tanto li abbiamo incontrati su qualche sentiero, loro veleggiano ben oltre gli 80 anni, fanno delle tappe più corte, ma camminano e come. Quindi sì, si può veramente camminare a tutte le età. Quindi dai bambini, fino ai nonni, Sì, anche sì, sì, famiglie sì, sì. allargate si può Bisogna fare. essere tosti, eh? Bisogna essere perseveranti. Camminare non è Certo. una passeggiata, tutti i giorni si cammina tante ore. E dal punto di vista del budget, no? Quando uno ha una famiglia, purtroppo fa sempre i conti, no? Su quanto costa la vacanza, in questo caso un viaggio. Una famiglia, ipotizziamo, di quattro persone in Italia o non in Italia, ha delle difficoltà ad affrontare Beh, guarda, un'avventura del genere? dipende molto da te, nel senso che se sei una persona che si adatta, ci sono sempre di più anche in Italia. La patria dei cammini, diciamo, perché ha tanti più anni, diciamo, di business con i cammini rispetto a noi, è la Spagna, e ci sono anche in Italia sempre più ostelli. Gli ostelli spagnoli sono famosi perché sono tantissimi, perché il governo spagnolo ha facilitato tanto l'apertura degli ostelli con tante facilitazioni. In Italia ce ne sono sempre di più. Ci sono anche ospitalità a donativo, che vuol dire che tu cammini dando un'offerta agli ostelli o in delle case, e quindi praticamente liberamente è quanto tu puoi dare che viene corrisposto. E però è pure vero che tanta gente dice no, io voglio avere maggiori comfort, quindi dipende tanto da te. E ci sono sempre più bed and breakfast, strutture religiose, strutture laiche, appunto ospitalità in casa, e poi ci sono anche hotel. Si sta strutturando tantissimo l'Italia per avere possibilità per tutte le tasche. Diciamo che è molto importante, prima di iniziare a camminare, comprare la guida del cammino. Ogni cammino ha una sua guida cartacea, oltre che un portale online, per cominciare a vedere le ospitalità e farsi i propri conti. Ce n'è per tutte le tasche. E dal punto di vista invece dell'oggettistica, degli indumenti, puoi svelarci qualche segreto, qualche cosa che si può, insomma, per forza portare perché tornerà utile? Allora, noi siamo qui tappa dopo tappa, puntata dopo puntata, anche per vedere questo, cosa c'è nel mio zaino. Quindi ogni Esatto. volta Ale vi faccio vedere delle piccole cose. Ad esempio, oggi indosso delle scarpe che sono le scarpe che io mi porto come seconda scarpa. Io sono allenata e quindi porto un po' più di peso, però diciamo io me la levo. Questa è una scarpa super leggera, che pesa praticamente nulla, e quando faccio dei cammini molto faticosi può essere utile per riposare il piede a fine tappa. Naturalmente, se Ok. no, si usa la scarpa, diciamo la ciabatta, quella comoda, perché se no veramente arrivi morto, non le puoi proprio vedere le scarpe da cammino a fine tappa. Questa è una cosa molto importante. Seconda cosa molto importante, oggi indosso i classici pantaloni con la zip, vedete? Allora, questi pantaloni, innanzitutto, diciamo che il classico modello del pantalone per camminare è o nero perché non si sporchi troppo, o
o verde perché vai comunque nei boschi, ecco, e sono di solito pantaloni lunghi. Io vedo tanti camminatori carini col pantaloncino che fanno vedere le cosce, va benissimo, soprattutto perché te le abbronzi, ma in realtà se cammini in alta montagna, ovvero al di sopra dei prati, va bene, ma se cammini là invece dove si fanno i cammini, il cammino non è un trekking, si va più bassi e quindi attraversi boschi e prati, nei prati io consiglio sempre di avere la gamba coperta. Quindi anche i bambini che magari vorrebbero il bermuda d'estate, facciamo il sacrificio del pantalone lungo. Assolutamente, te lo prendi con la zip, così almeno lo sganci, hai la gamba scoperta laddove puoi stare con le gambe scoperte, ma se attraversi i prati dove c'è bestiame e molto spesso nei prati c'è stato del bestiame, è molto probabile che ci sono le zecche. A me sinceramente di dovermi poi levare le zecche non mi va tanto. Neanche a me, guarda. Io guarda che ho tanti amici che invece non gliene importa ne niente, se le tolgono. Però devo dire, insomma, se hai dei bimbi, ricordati di fare proteggere le gambe se attraversi dei prati e ta-tan! Oggettino. Voi pensavate che le cose messe qui siano messe a caso, eh? Abbiamo, guarda, questo è un oggettino che me l'ha regalato un cammino fantastico, l'Alpe Adria Trail, che è puramente dimostrativo, lo potete fare anche, diciamo, con degli asciugamani e con altro, è leggerissimo, è un pezzo di praticamente di polistirolo che lo usi per fare il picnic, quindi tu ti siedi e fai in modo con questo di non stare a contatto con... peso zero, perché peso poi sarà zero. Grammi, penso. Ora, non dovete comprare necessariamente una cosa del genere, però è soltanto per dirvi che quando si sta nei prati fate attenzione, io preferisco sempre stare su un sasso, ecco, che bello il picnic sull'erba, sì, in un parco cittadino sì, ma dove c'è del bestiame è molto probabile che ci siano degli animali. Continuiamo a parlare di famiglia. Il primo cammino che potrebbe fare una famiglia magari non espertissima, quattro persone, voglio farsi un cammino di un weekend magari non impegnativo. Bravo. E perché no, prendendo il treno, provo a infilarcelo così. Sicuro, treno fino a Santiago, treno fino a Santiago, andiamo in Piemonte e facciamo il cammino d'Europa. Sono soltanto quattro giorni di cammino, è un cammino gradualissimo, il primo giorno sono proprio 200 metri di dislivello, il secondo un po' di più, il terzo un po' di più, si arriva fino al più alto santuario delle Alpi, che è quel santuario d'Europa, un posto stupendo, proprio sotto le Alpi, ed è veramente bellissimo. Quindi cammino molto graduale in Piemonte, organizzato, strutturato benissimo, sul sito del Cammino d'Europa troverete tutte le informazioni. Dopodiché andiamo al sud, Cammino del Salento, un cammino piatto, uno dei pochi cammini piatti d'Italia. Vi prego, se dovete partire per un cammino, prima cosa, come diceva giustamente Alessandro, cammino corto. Per dirsi cammino devono essere almeno tre giorni, se no sono delle escursioni. E l'esperienza proprio del dormire fuori, certo, di stare certo, fuori certo. L'approccio al L'approccio. Viaggio, no, del cammino. Ecco, un po' più lungo, 5 giorni, una settimana, il Cammino del Salento, che è totalmente piatto come il Salento ed è una rarità. Il problema è che l'Italia, diciamo problema ma è anche una bellezza, è tutta sali e scendi e quindi naturalmente informatevi bene sulla guida, sui portali dei cammini, sui dislivelli, perché è sempre, anche gli Appennini sono molto scoscesi. E ta-da! Ultimo oggetto che vi propongo per oggi, Ale, se volete fare una bella esperienza di approccio per i vostri bambini, per una famiglia diciamo che non è esperta, mi raccomando, comprate delle calze strutturate, devono essere calze aderenti, non quei calzettoni da montagna, di lana, sai quelle cose che si vedevano nei film anni 70, no, devono essere calze super aderenti ma un po' spesse, quindi non da runner, o leggermente okay. Spesse, quasi da sci. Però non così pesanti, molto aderenti, molto strutturate. Sai, Ale, che questa è una delle cose per me più difficili da trovare. Ah, il sì. Calzino giusto. Sì, la giusta lunghezza. Perché lo scopri solo testandolo, immagino. Esattamente, no? Esattamente. Quindi, e ricordatevi sempre di imburrare i piedi. Questo esatto, è il mio mantra. Come dicevi. Allora, Valentina, anche qui ci ha dato, insomma, belle informazioni, soprattutto per chi ha una famiglia, chi vuole cimentarsi in queste avventure camminando. Ci ha dato anche due mete, una al sud, una al nord, entrambi facilmente raggiungibile col treno. Cammino del Salento gestito da ragazze giovanissime, è uno dei casi proprio più quindi speciali. Forse più per single che per famiglie, ma, no? No, le ragazze sono stupende, sono fantastiche, però è molto utile anche questo aspetto di essere seguiti, quindi è un cammino, quello del Salento, in cui le ragazze fanno proprio da tour operator, quindi ti organizzano il cammino chiave in mano, esattamente come il Cammino d'Europa, ti aiutano tanto, questo per iniziare è molto importante, non ti senti solo. Bene, Vale, allora chiudiamo ormai con una piccola tradizione, il nostro momento meme. Vado a pescare nel web una foto, ecco qua. Tremo. No, questa non è male. Allora,
devo leggere. Barbie, poi Spiana, Ken quanto manca. Questo sono due giocattoli proprio in tema famiglia. Guarda, è verissimo. Barbie, poi Spiana, lo dicono tutti quelli esperti di cammini, a quelli meno esperti, non ti preoccupare, poi Spiana. E Ken risponde quanto manca. Quanto manca. Questi sono i mantra che io mi sento dire da tutti gli amici inesperti. Allenatevi, parleremo anche di allenamento in cammino. Certo. Bisogna metterci un po' sotto. E sentieri binari, finisce anche questa puntata. Ciao Vale, è stato un piacere, ciao, ci vediamo Ale, presto. Evviva. Buon cammino.